19.2. Gli idrocarburi saturi, alcani e cicloalcani. Le molecole organiche più semplici sono gli idrocarburi. Gli idrocarburi sono composti binari formati soltanto da carbonio e idrogeno. Secondo la nomenclatura tradizionale, la prima suddivisione degli idrocarburi è in alifatici e aromatici. Gli idrocarburi alifatici sono molecole costituite da catene di atomi di carbonio lineari, sia aperte sia chiuse o ramificate. A questo gruppo appartengono alcani e cicloalcani. Alcani e cicloalcani sono idrocarburi saturi, costituiti da catene di atomi di carbonio uniti soltanto da legami semplici. Per saturo si intende che ogni atomo di carbonio lega il numero massimo possibile di atomi, cioè 4. Gli idrocarburi aromatici presentano una particolare struttura ciclica. Il più semplice degli alcani è il metano, CH4. I due idrocarburi successivi sono l'etano, C2H6, e il propano, C3H8. In generale, a partire dall'etano, la struttura dell'alcano successivo si ricava aggiungendo un gruppo CH2 all'interno della catena. Proprio per questa caratteristica, gli alcani costituiscono una serie omologa. Una serie omologa è una serie di composti in cui ciascun termine differisce dal successivo di una unità costante. La formula generale della serie omologa degli alcani è CnH2n più 2, dove n è un qualsiasi numero intero. Una rappresentazione schematica degli alcani si ha con le cosiddette formule condensate. A partire dal propano è possibile richiudere la catena di atomi di carbonio con perdita di due atomi di idrogeno. Si forma così il corrispondente cicloalcano. La formula generale dei cicloalcani è CnH2n. Per rappresentare i cicloalcani in modo schematico si utilizzano i corrispondenti poligoni regolari. A parte il ciclopropano, i cicloalcani non hanno struttura planare. La struttura più interessante per lo studio delle molecole biologiche è quella del cicloesano. Durante le sue fluttuazioni, il cicloesano può assumere diverse conformazioni spaziali. Le due più importanti sono quelle a sedia e a barca.